La mia riflessione è la stessa che ho fatto con il mio intervento a questa inaugurazione, ossia una riflessione che non si può, in nome dell'approccio assolutamente efficientista del processo penale e di speditezza, far soccombere quelli che sono i diritti di tutti, i diritti delle persone e i diritti degli individui soprattutto. Nell'ambito del processo penale, ma non solo nell'ambito del processo penale, anche per le persone che non hanno la fortuna di vivere in un paese democratico e quindi devono essere rispettati la dignità e i diritti di queste persone come la nostra Costituzione ci impone. E questo è l'augurio che io ho fatto, che vengano rispettati tutti i nostri diritti che sono previsti nella nostra Costituzione, ed è l'augurio che ho fatto a tutti gli operatori della giustizia.